fratelli Verri cominciano a capire che fra poco il loro padre Gabriele non ci sarà più, e neanche lo zio, piuttosto ingombrante tra l'altro, e si preparano alla divisione dei beni, e per dividerseli ovviamente bisognava anche sapere da dove venivano, quali erano le provenienze, quali erano i diritti, e viene redatto questo indice, che poi è un libro, un librone, dove sono annotati tutti gli atti notarili di proprietà della famiglia Verri. E comincia con un atto che è datato 1504. Gli atti documentazione archivio e gli atti notarili in particolare sono fondamentali, perché sono atti di prova oltretutto, per cui quello che si dice di solito dovrebbe essere vero o quantomeno supportato dai più. E in questo registro si dice che nel 1504 i Verri fanno delle cose a Biassono, e da qui la curiosità anche, ma lo ripeto, è un po' tangenziale al lavoro che abbiamo fatto, sono cose che emergono perché nei documenti c'è scritto tantissimo, lo vedremo fra poco. E è venuta anche la curiosità di capire, ma questa gente che nel 1504, intanto chi erano, poi vedremo, come mai arriva a Biassono, erano di qui? A guardare i matrimoni, le linee matrimoniali, sembra che donne vuoi dei paesi tuoi, se è vero, sono di queste parti. Molti sono biassonesi, c'è una Lavinia de Malduris, della Maldura, Maldura è qui, probabilmente se la sono trovata qui vicino, insomma, aveva anche delle buone terre. E la curiosità di dire, ma insomma, questa gente nel senso latino, questa è una casata di grandissimo lustro, questa gente è sempre stata qui, arriva da altri posti, che interessi ha per Biassono? Poi ci interessava questo, anche perché alla fine del Settecento, alla fine dell'Ottocento, fra il Settecento e l'Ottocento, questi a Biassono sono i padroni pressoché totali, e ci arrivano non a caso.